Bentrovati agli amici telespettatori di TV City. Continuano le nostre puntate con il format a cura della nostra redazione per parlare sempre e naturalmente dell'emergenza Covid-19, ma non soltanto da un punto di vista sanitario. Oggi infatti affrontiamo la questione da un punto più strettamente economico, analizzando quelli che sono stati gli effetti, le conseguenze e le ripercussioni che questa pandemia ha avuto sull'economia del nostro paese. Lo facciamo naturalmente con il nostro ospite in collegamento, in streaming, il presidente della Banca di Credito Popolare, Mauro Ascione, che saluto e ringrazio per essere qui con noi. Buongiorno Mauro. Buongiorno a voi e grazie a voi per questo collegamento. Buongiorno. Naturalmente, come sempre, saluto il nostro responsabile tecnico alla regia, Ciro Gaglione. Buongiorno Ciro. Buongiorno. Entriamo subito nel vivo della trasmissione. Presidente, le chiedo quali sono le misure che la Banca di Credito Popolare ha messo in campo a sostegno di famiglie ed imprese. Ma diciamo che le misure che la banca ha messo in campo sono su diverse direttrici, perché diciamo anche che questa crisi ci ha colti abbastanza impreparata il paese, in genere, però devo dire abbiamo anche come dire, dato una risposta immediata a quelle che erano le emergenze prioritarie da affrontare. Quindi, siamo già partiti con quelle misure che riguardavano i nostri dipendenti. Io vorrei ricordare che la banca e quindi i dipendenti della banca svolgono un interesse pubblico, un servizio di interesse pubblico e pertanto la prima cosa andavano tutelati i nostri dipendenti. Ancora prima che scoppiasse la piena emergenza, devo dire, la banca è stata abbastanza pronta a recepire tutto ciò che era contenuto nelle normative. Abbiamo provveduto a far sanificare i nostri locali, nelle filiali e soprattutto abbiamo dato a ciascuna filiale, a ciascun operatore di filiale, dei kit per la prevenzione al contagio. Questo serviva per tutelare sicuramente i nostri dipendenti, ma ovviamente anche tutti i nostri clienti. Poi, man mano che siamo andati avanti, abbiamo accolto e direi anche con estrema prontezza, perché ci viene in questo momento riconosciuta la capacità di essere entrati subito nella problematica e di aver assistito anche in maniera eccellente tutta la nostra clientela per quanto riguarda le misure di liquidità. Noi siamo sempre consapevoli del ruolo che in questo momento le banche stanno svolgendo al servizio di, credo, sicuramente del paese, ma in particolare delle famiglie e delle imprese che in questo momento trovano la grande difficoltà. Quindi non ci siamo lasciati trovare impreparati. Quindi le misure ovviamente sono quelle che leggete sui giornali, ma non basta solamente, diciamo, annunciarle, il problema ovviamente è metterle in pratica e quindi siamo impegnati in questo momento in questa grande attività, quindi di rendere fruibile al nostro pubblico, alla clientela, alle nostre comunità di riferimento di tutto il territorio regionale, perché ovviamente sì, la banca è attore del greco, ma sapete benissimo che ha oltre 60 filiali distribuite su tutto il territorio della Campania, a servire questo servizio alla clientela che in qualche modo ci ha sempre creato questa distinzione sul mercato di essere una banca pronta a cogliere le esigenze del territorio. E quali sono le modalità di accesso a queste misure? Ma le modalità di accesso le abbiamo rese estremamente semplici e chiare. E quindi abbiamo dato un'informativa anche attraverso il nostro sito, attraverso le newsletter che mandiamo ai nostri clienti, dove sono specificate le modalità di accesso a questo credito. A oggi, quando diciamo ancora deve partire su tutto il territorio nazionale questo servizio, per esempio sulla misura della liquidità, quei famosi 25.000 euro, no? Come tutti quanti riconoscono, che sono assolutamente, come dire, una forma di assistenzialismo, ma sono basate su dei principi e dei criteri. Noi già con Banca di Credito Popolare siamo oltre a 1.000 misure date ai nostri clienti, quindi le modalità di accesso sono molto, molto semplici. Ovviamente
c'è un'attenzione verso la filiale. Attraverso il nostro sito si possono scaricare i moduli, i modelli che servono da compilare e poi si inviano tramite mail o, quando proprio è necessario, si può richiedere un appuntamento per le nostre filiali. Ovviamente noi preferiamo in questo momento, per la tutela della clientela e dei dipendenti, evitare quanto più è possibile l'accesso nelle filiali. Però in ogni caso sul sito è molto chiaro tutto il, diciamo, le procedure che sono necessarie per accedere a queste misure di liquidità che ha previste con le garanzie dello Stato. E finora avete ricevuto molte richieste in tal senso? Ma sicuramente, come sia le sospensioni dei mutui, sia anche queste richieste di liquidità, alle quali noi stiamo cercando di provvedere con la massima celerità, consapevoli che il tempo in questo momento è un fattore determinante. Ovviamente lo facciamo con estrema cautela e attenzione, cercando anche di suggerire al cliente quale può essere la forma tecnica più adeguata rispetto alla propria attività, perché io credo che questo momento dell'emergenza sia un momento delicato in cui non bisogna però commettere errori, non farsi in qualche modo anche condizionare dalla facilità dell'accesso al credito. Quindi ricordo a tutti che comunque questi sono i soldi garantiti dello Stato, che comunque vanno garantiti. Quindi le forme tecniche per le singole aziende, per le attività commerciali, per tutto ciò che riguarda il mondo produttivo, devono essere comunque ben calibrate, e su questo c'è da fare molta attenzione, altrimenti poi negli anni futuri sarà ancora più difficile in qualche modo sostenere poi il credito che le aziende hanno preso dalle banche. Ricordiamo che già da tempo la banca ha avviato un programma di digitalizzazione dei servizi, per cui molte operazioni si possono fare comodamente a casa. Ma certamente sì, la banca ovviamente, per quanto rispetto ai grandi gruppi che forse sono andati anche un po' oltre la digitalizzazione, ci siamo assolutamente adeguati a questi sistemi. Basti pensare che l'80% delle operazioni bancarie oggi sono tutte online, e abbiamo anche preso qualche servizio di pagamento con gli smartphone. Abbiamo fatto una serie di investimenti nelle tecnologie, eccetera, perché siamo convinti che questa è ancora a maggior ragione oggi, dopo questo evento, ci sarà una forte corsa alla digitalizzazione. Quindi, ma anche le nostre riunioni, basti immaginare che sugli oltre 200-500 dipendenti della Banca del Popolare una delle prime attività è stato quello di dare lo smart working ai dipendenti, quindi una buona fetta di dipendenti della banca oggi lavora da casa e non facendo mancare il contributo d'efficienza a cui erano abituati a dare anche lavorando presso le sedi. Questa emergenza cambierà molte cose, cambierà molti modi di fare, ma cambierà gli stili di vita, ma anche lo stile del lavoro. E quindi noi vogliamo assolutamente adeguarci nei tempi più brevi possibili a questi cambiamenti. Quindi è una banca che è spinta alla digitalizzazione, quindi è pronta ad accogliere nuove tecnologie, ovviamente andando di pari passo a quello che è l'esigenza della clientela di riferimento. Quindi su questo assolutamente c'è una forte attenzione da parte della banca. Credo, per esempio, anche se immaginate tutto ciò che oggi è considerato come veicolo di contagio, come possono essere i soldi, sicuramente si andrà verso un'accelerazione verso la monetica, cioè sui pagamenti elettronici, sull'utilizzo delle carte. Quindi ci sarà, secondo me, un'evoluzione alla quale sicuramente dovremo essere in grado di cogliere questo momento e di opportunità, ritengo, anche per le nostre attività, per le nostre aziende, in particolare per la banca. Sempre per ragioni di sicurezza, inoltre la banca ha previsto anche una chiusura delle filiali nell'orario pomeridiano. Ma questo sicuramente, noi sono misure di sicurezza, ma sono misure di sicurezza soprattutto nei confronti dei nostri clienti. Quindi sono stati presi dei provvedimenti, quindi non abbiamo voluto far mancare sicuramente
come dire, il servizio della banca, quindi le filiali del pomeriggio sono chiuse. Per quanto riguarda i momenti di maggiore affluenza, come il ritiro delle pensioni o il ritiro degli stipendi, eccetera, eccetera, le abbiamo volute regolare con un afflusso della clientela in ordine alfabetico. Credo che queste misure, qui voglio dire, ringrazio anche il management della banca, della direzione generale e tutti coloro che si sono prodigati per assicurare in maniera molto serena e tranquilla lo svolgimento delle attività della banca. Dico, tutto si è svolto in maniera molto 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 tranquilla, eccetera, salvo qualche caso di maggiore affluenza nelle filiali dove c'è una maggiore, diciamo, popolazione, però noi abbiamo adottato questi sistemi, questi criteri. La nostra banca è aperta tutti i giorni, per esempio altri sportelli bancari che sono anche sul nostro territorio aprono a giorni alterni, però noi sotto questo aspetto non abbiamo voluto far mancare, diciamo, la vicinanza in un momento estremamente difficile di, come dire, proprio di disagio quotidiano della nostra attività. Io lo ricordo e lo dico ancora una volta, l'ho detto in premessa, le banche oggi svolgono un ruolo fondamentale per questo paese e anche rispetto all'emergenza, perché continuano a garantire un servizio che è un interesse pubblico, continuano a farlo assumendosi del rischio. È una categoria molto spesso dimenticata. In questo momento applauso a tutti i medici, tutti coloro che in questo momento sono impegnati in prima linea mettendo a rischio la propria vita, a tutti quelli che assicurano le attività di prima necessità come le cose dei supermercati. Molto spesso si ricorda delle banche, dei dipendenti bancari, e aggiungo che la banca oggi svolge anche un ruolo di ammortizzatore sociale, perché se non fosse stata per la disponibilità delle banche anche in un'altra attività, vorrei ricordare anche l'anticipo della CID, cosa di cui noi siamo già pronti e già stiamo effettuando. Abbiamo anche fatto una linea di conti, per esempio, dedicati per i dipendenti che vogliono l'anticipo della CID, che costa 2 euro al mese solo la spesa di conto. Questo credo che sia il vero significato di essere una banca di territorio, che significa in questo momento essere vicino alle imprese e soprattutto alle famiglie. Quindi voglio dire, questa è una crisi che supereremo solamente se condividiamo insieme dei valori che sono quelli della condivisione, della solidarietà, e la Banca di Credito Popolare credo che stia facendo e stia svolgendo questo ruolo con grande impegno e con grande dedizione. Quindi, come sempre, grande vicinanza della Banca di Credito Popolare al territorio e alla comunità torrese. Sappiamo tutti che il 4 maggio scatta la cosiddetta fase 2 dell'emergenza. Lei come la immagina? Ma io la immagino, io mi auguro innanzitutto che sia questa, che la ripresa venga presto, perché vede, l'emergenza sanitaria sicuramente nel tempo sarà meno pressante, però affronteremo un'emergenza economica e più tempo le nostre attività resteranno chiuse e più tempo ci vorrà per recuperare un po' il terreno perduto. Quindi io immagino nel pieno rispetto di quella che è la tutela primaria della salute dei nostri concittadini, di tutto, insomma, il paese, è chiaro che questa ripresa graduale dovrà avvenire, ovviamente rispettando queste regole che ci saranno in qualche modo imposte, e quali tutti quanti dovremmo rispettare, cioè il mantenimento delle distanze sociali. È chiaro che non torneremo immediatamente, non sarà un giro di chiave, quello che voglio dire. Io immagino sicuramente una ripresa del commercio, no? Dopo 2 mesi fermo, sicuramente il commercio di prossimità, il commercio urbano, forse anche a discapito un po' di questi centri commerciali, no? Che c'è troppo assembramento di persone, potranno avere un recupero un po' più veloce. Quindi un ritorno alla normalità lo vedo un po' più protratto nel tempo, però credo che un po' alla volta, se iniziamo a rimettere in moto, come quando uno si ferma, no? E sta seduto per tanto tempo, quando inizia a muovere i primi passi sono sempre un po' più faticosi
e prima di riprendere bene a correre ci vorrà un po' di tempo. Però questo tempo sappiate che la banca cercherà di sostenere tutte le attività che ne faranno in qualche modo richiesta. Secondo lei la chiusura delle attività commerciali, il fermo delle attività produttive in questo tempo sul nostro territorio ha creato dei grossi danni dal punto di vista economico? Ma sicuramente ha creato un danno. Io, vede, ci sono vari tipi da un punto di vista di anche, diciamo, delle responsabilità che si ha come istituti di credito, si guarda un po' a tutto il mondo produttivo. Ovviamente per le attività locali ci sarà sicuramente chi pagherà questo fermo in maniera più forte di altri. Ci sono dei settori che in questo momento, devo dire, stanno trainando. C'è più preoccupazione per quanto riguarda le attività legate al turismo, perché sicuramente, insomma, il tempo di recupero, di ritorno a una normalità sarà più lungo. Mi aspetto almeno un anno e mezzo per riprendere un po' a vedere una circolazione anche di turisti nei nostri luoghi. Quindi, e poi c'è un altro problema, la competitività. Prima diciamo, le aziende erano anche molto evocate all'export, no? Noi anche attore del greco abbiamo dei settori che si rivolgono all'export. Adesso il problema che sia questa emergenza sanitaria sia di livello globale, diciamo, un po', come dire, chiude anche quelli che erano dei canali qualche modo privilegiati, o spesso anche delle strade che si percorrevano quando c'era una crisi del mercato interno. Questa emergenza e questa prolungata chiusura, secondo me, non può durare a lungo, perché noi rischiamo, rispetto alla competitività di altri paesi, di partire poi più tardi. Abbiamo messo il lockdown magari più presto, ma se ne usciamo più tardi perdiamo in questo momento la competitività sui mercati esteri. Quindi in questo momento credo che bisogna equilibrare un'attenzione sulla, ovviamente, sulla emergenza sanitaria, ma nel contempo guardare a quelli che sono, diciamo, le prospettive economiche e anche aiutare le aziende a riprendere dei livelli di, come dire, di produzione, di competitività, per ripartire al più presto possibile. Va bene, continueremo a parlare di questi argomenti nelle prossime puntate della nostra trasmissione TV City Interactive. Io ringrazio il presidente della Banca di Credito Popolare, Mauro Ascione, per il sostegno e la vicinanza della banca al territorio e questa analisi economica che abbiamo fatto insieme questa mattina. Naturalmente saluto come sempre il responsabile tecnico alla regia, Ciro Gaglione, e arrivederci a tutti i nostri telespettatori. Grazie a voi e buon lavoro, e grazie per assicurare questo servizio di informazione che in questo momento, devo dire, fa sentire molto vicini tutti quanti. Quindi grazie a TV City. Grazie.